Benvenuti all'edizione delle 18 di Calabria News 24 Informa. L'Università della Calabria stamattina ha ospitato la Presidente della Camera, Laura Boldrini, nell'ambito di un convegno dal titolo Donne, Mezzogiorno ed Europa. I dettagli nel servizio di Dario Rondinella. Donne, Mezzogiorno ed Europa. Se ne è parlato all'Università della Calabria alla presenza della Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, la quale ha consegnato una borsa di studio alla studentessa Alessia Tuselli, dottoranda di ricerche all'Università di Napoli, Federico II. I soldi della borsa di studio che la Presidente della Camera ha consegnato alla studentessa calabrese sono stati ricavati dai diritti d'autore del libro Lo sguardo lontano, scritto proprio dalla Boldrini. Intanto sono felicissima della borsa di studio. E sono felice anche perché appunto una ragazza del sud di Vibo Valentia che appunto ha fatto un percorso di studio sempre al sud, a Napoli, e mi fa piacere che l'abbia vinta lei perché so che è veramente determinata ad approfondire il tema. Le questioni di genere non sono questioni secondarie. Quando le donne lavorano la produttività aumenta e il fatto che al meridione pochissime donne lavorino, solo il 30%, la metà della media europea, deve far capire che se non si investe sull'occupazione femminile non si rialza la testa. Quindi qui siamo in una condizione di disuguaglianza nella disuguaglianza, perché chiaramente c'è un problema nord-sud ed è la prima disuguaglianza. All'interno di questa c'è anche una disuguaglianza a discapito delle donne. Quindi mi sembrava giusto, ecco, parlare a questi giovani tutti, ragazzi e ragazze, ma specialmente rivolgermi alle ragazze, perché io penso che le donne abbiano un livello di competenza, ma anche di determinazione che deve poi tradursi anche in un'occupazione. È la prima borsa di studio che viene finanziata dai proventi dei diritti d'autore del libro della Presidente della Camera, iniziando proprio da una studentessa del Sud Italia, e a fine mese, sempre la Boldrini, si recherà a Merito Porto Salvo. È una storia terribile quella della bambina che è stata violentata per anni nel silenzio, nella paura di denunciare appunto qualcuno che poteva danneggiare la famiglia, quindi il figlio di un boss di 'Ndrangheta. Trovo doveroso per le istituzioni stare accanto alle vittime, ma anche accanto alle comunità che si ribellano. E quindi il senso della mia partecipazione è proprio questo, è sostenere questa famiglia, sostenere questa comunità, perché noi non possiamo chiedere eroismo ai nostri concittadini, e quando i nostri concittadini ce la fanno a ribellarsi le istituzioni ci devono essere, devo stare vicino. Quindi io spero che saranno in tanti andare, ragazzi, uomini e donne, perché la violenza sulle donne è un problema delle donne che nasce dagli uomini, e gli uomini devono essere i primi a rifiutare i violenti, a metterli all'angolo. Quindi mi auguro che sia una manifestazione molto partecipata anche dagli uomini. Presentato nel fine settimana appena trascorso a Rogliano, il progetto Sila Express, al quale ha partecipato tra gli altri il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Diciamo che con la nuova giunta Oliverio si è decisa la cura del ferro finalmente, che è quello che chiede l'Europa. Dopo 30 anni soprattutto di gomma e di strade spesso non adeguate, come purtroppo è la 106, pensiamo che sicuramente queste strade debbano essere adeguate. Adesso dovrebbe partire anche il primo lotto della 106, però è importante mettere insieme le due cose. Le trasversali dovrebbero essere soprattutto ferroviarie, e qui a Rogliano stasera parliamo proprio di questo sogno di unire Arcavacata con Germaneto, passando per Rogliano, per diciamo le serre catanzaresi, fino ad arrivare a Catanzaro e a Germaneto. È un sogno che credo possiamo, anche senza perdere molto tempo, far diventare realtà. Già sulla linea Cosenza-Rogliano è stata già vinta la gara d'appalto per l'elettrificazione, con un metodo moderno che non prevede l'abbattimento di gallerie o un intervento solo sui binari per renderli elettrici, un po' come le macchinine della Polistil, per capirci. Puntiamo molto
sulle ferrovie, a differenza di quanto era stato fatto in precedenza. A dicembre del 2016, del 2015 sarebbe dovuto scadere il termine per la sdemanializzazione delle tratte ferroviarie calabresi, questo è proprio del vecchio governo. Avremmo avuto che i proprietari dei terreni sarebbero diventati proprietari delle ferrovie, della tratta ferrata, delle traversine, dei binari, e avremmo perso un patrimonio inestimabile non solo dal punto di vista ferrotranviario e dei trasporti, ma dal punto di vista anche architettonico, perché vi invito ad andare a vedere la bellezza dei muri, dei contrafforti, dei ponti, delle gallerie. Sotto Pedaggi c'è una galleria elicoidale che monta di 100 metri il dislivello e porta da Perito a Pedaggi in meno di un minuto. Sono meraviglie dell'ingegneria di un tempo che dobbiamo recuperare tutte e restituirle ai cittadini con un trasporto moderno, non soltanto con il treno a vapore, ma con treni che vadano veloci, siano nelle condizioni di sicurezza massima e possano avere aria condizionata, wifi e accessibilità alle persone disabili. Il Partito Socialista Italiano ha organizzato nel fine settimana alla Mezze Terme un'assemblea regionale. I dettagli nel servizio di Fabrizio Arcuri. Il Partito Socialista Italiano è sempre stato una forza importante del centro-sinistra calabrese e ha da sempre offerto proposte e azioni concrete e riformiste nel panorama politico di questa regione. La politica guarda avanti e non è possibile, soprattutto in un contesto come quello odierno, vivere di nostalgie e di ricordi. Così si è espresso il segretario regionale Luigi Incarnato. I socialisti ancora oggi sono l'unico partito, oltre al PD, organizzato in Calabria, quindi viviamo un'organizzazione forte, capillare dei sindaci, amministratori bravi che in qualche modo si misurano quotidianamente con i problemi. Questa è una palestra che a mio avviso non possiamo che aiutarla a crescere, essere anche di supporto a quello che è l'azione di governo, che questo è un punto fondamentale rispetto alla quale noi siamo orgogliosi di esserne protagonisti in questa fase. Chiaramente non bastano i proclami, bisogna fare di più, bisogna fare meglio, e oggi il PSI si chiama a raccolta per fare un punto politico, programmatico, e perché no rilanciare anche il partito che in questo momento ce n'è bisogno. Dall'assemblea è emerso senza ombra di dubbio il sostegno politico al governo Oliverio e il segretario regionale ha esaltato il valore e l'operato di questi 2 anni di tutta la giunta, soprattutto dal punto di vista della legalità e della trasparenza. Noi abbiamo sposato il programma di Oliverio e la sua linea. C'è da dire una cosa che spesso i cittadini non la leggono perché non si vede, ma Oliverio in questi mesi ha fatto un grande lavoro di pulitura e di incrostazioni che c'erano presenti in questa regione, e quindi una spinta alla legalità che è fondamentale per lo sviluppo della Calabria. Dunque sostegno e dialogo con tutte le forze politiche del centro-sinistra, ma un patto federativo che deve necessariamente riconoscere a tutti il loro ruolo e soprattutto il rispetto delle posizioni che ogni soggetto incarna, contro un governo centralista che dimentica l'azione partecipata e il valore dei territori. Io intanto stamattina lancerò un messaggio al mio partito: noi dobbiamo uscire dal patto federativo del PD, dobbiamo autonomizzarci, dobbiamo fare in modo che in Calabria ci sia una forza autentica, riformista, che copre il vuoto che in qualche modo Renzi sta lasciando in Italia, che è quello della sinistra italiana. Lo dico convinto, alleato al PD ma distinto, perché credo che sia questa la strategia dei socialisti. Oggi c'è bisogno di riformismo in Italia, perché il mercato finanziario è andato in crisi, quindi oggi la risposta al mercato non è più la finanza, ma è la produzione, l'attività, lo sviluppo e i servizi. Su questo tema siamo pronti a misurarci. Per attrarre l'attenzione su di sé, un uomo di colore ieri mattina nella chiesa di Santa Teresa a Cosenza, mentre si stava celebrando messa, si è denudato. Un gesto eclatante per farsi dare soccorso. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. A Cosenza, dopo un'attesa di quasi 2 giorni nella stanza di decontaminazione del pronto soccorso, l'uomo di colore che domenica mattina si era denudato, rimanendo in slip nella chiesa di Santa Teresa mentre si stava celebrando la messa delle 11 davanti a quanti assistevano alla funzione religiosa per attirare l'attenzione, visto e considerato che non riusciva a trovare nessun tipo di aiuto perché sofferente di una particolare patologia dermatologica, è stato trasferito in reparto per le prime cure necessarie. Un'attesa, come dicevamo all'inizio, di quasi 2 giorni, che ha visto l'uomo di colore stazionare a terra riparato da una semplice coperta prima che i medici del pronto soccorso del nosocomio cosentino prendessero una decisione su chi e come doveva visitare il paziente, nonostante gli fossero stati fatti già alcuni accertamenti, come il trattamento sanitario obbligatorio, dando esito negativo. Un'attesa di 2 giorni che segna ancora una volta le difficoltà in cui opera il personale medico dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, con l'uomo piantonato sin dal giorno prima e durante la notte dagli uomini della Polizia Municipale di Cosenza, i quali hanno provveduto, nell'attesa che qualche medico lo visitasse, a procurargli cibo e bevande.
Abbiamo intervistato il criminologo clinico Sergio Caruso, allievo del noto criminologo Francesco Bruno, che ci ha parlato del primo master in criminologia che sarà organizzato in Calabria. Il nostro master, che è già una bella realtà, che dura ormai da 3 anni, avrà come seconda sede quest'anno, come riferimento sull'Alto Tirreno, nella provincia di Cosenza, non solo la sede storica di Catanzaro, ma avrà anche luogo presso la sala convegni e formazione del comune di Cetraro. Durerà 2 anni, sarà un corso di specializzazione in criminologia con dinamiche sociali e dedicate alla prevenzione, quindi il nostro interesse sarà soprattutto sul prevenire i fenomeni per far sì che non accadano più, con grande attenzione ai minori e all'età evolutiva. Come dicevo prima, durerà 2 anni e avrà una durata integrata, e integrata intendo all'interno del master ci saranno anche workshop, corsi di formazione. Dovrà iniziare entro il primo weekend di novembre, tempi tecnici permettendo, e le iscrizioni si chiuderanno il 21 ottobre. Bilancio molto positivo per la 5ª edizione de Il Tropea Festival Leggere e Scrivere. I particolari nel servizio. Un'intera settimana di incontri, dibattiti, scambi di opinioni, musica, arte, cucina. È stato tutto questo, ma anche molto altro, il Tropea Festival Leggere e Scrivere, giunto alla sua 5ª edizione. Una kermesse che ha fatto rivivere, come non mai, Palazzo Gagliardi e la città tutta. Una gioia per il cuore, per chi, amando questi luoghi, li ha visti risorgere agli antichi fasti quando la marchesa Caterina Gagliardi le aveva trasformato, insieme alla villa, luogo dove la cultura e l'arte la facevano da padrone. È andata benissimo, abbiamo avuto molte più persone, un'affluenza molto più consistente degli altri anni, che pur comunque era andato molto bene anche gli anni scorsi, però quest'anno veramente ha avuto una crescita naturale il festival, si è sparsa la voce, si sono create delle aspettative, insomma è cresciuto da solo. E quest'anno come non mai tanti giovani venuti sia con le scuole che in maniera autonoma. Sì, devo dire che abbiamo avuto tantissime richieste da parte di istituti superiori, dei licei, rispetto a incontri specifici, cioè veramente hanno chiesto nello specifico non di partecipare al festival, ma a questo, a quell'incontro. Quindi abbiamo notato che si sono veramente studiati il programma, hanno guardato quello che era più adatto a seconda delle fasce d'età e non tutti abbiamo potuto dire di sì, perché le richieste erano veramente tantissime. La formula ha funzionato, con incontri uno dietro l'altro. Abbiamo avuto all'inizio soprattutto qualche critica per questo motivo, ma noi continuiamo a pensare che un festival è così, è fatto così, cioè con tanti incontri da un'ora, anche in contemporanea, altrimenti sarebbero dei convegni e noi non vogliamo dei convegni, vogliamo tantissimi incontri con tantissimi scrittori su tantissimi argomenti. Questo è un festival per noi. Si sono visti anche tantissimi bambini. Funzionano manifestazioni come queste per far apprezzare la lettura anche ai più piccoli? Io credo che il fiore all'occhiello di questa manifestazione sia lo spazio bimbi, che probabilmente va perfezionato, perché i bambini non sono come, ovviamente, come gli adulti, vanno gestiti in una certa maniera, perché altrimenti possono creare confusione, possono, dato che ci sono gli incontri in contemporanea, possono anche disturbare un po', però non rinuncerei mai, noi non rinunceremmo mai allo spazio bimbi, perché è bellissimo secondo me, ci sono tantissimi laboratori, c'è un entusiasmo incredibile, e io credo che lo spazio bimbi sia il posto più creativo e più bello di tutto il festival. E per questa edizione è davvero tutto, io vi aspetto per il prossimo appuntamento alle 20:45. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.